Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo di nuovo a parlare del posto dietro il carcere di Via Guerra ad Asti IV per fare il punto della situazione dell'inquinamento che affligge questa zona. 8 mesi fa ho realizzato un video in cui mostravo la presenza di circa 10 tonnellate di rifiuti abbandonati, anche se oggi sono raddoppiati, anche di natura inquinante, dove avevo invitato le forze dell'ordine a intervenire più frequentemente e a prestare più attenzione, cosa che non è stata fatta perché troppo impegnati a ridermi in faccia quando mi vedono. Io in voi prenderei più seriamente il vostro lavoro, perché ultimamente alcuni di voi stanno prendendo sotto gamba il proprio lavoro, dove vi rinvito a prenderlo più seriamente, perché già paghiamo stipendi a politici che non fanno niente e non vorremmo trovarci nella stessa situazione con voi, senza parlare di alcuni vostri colleghi che comprano roba contraffatta da personaggi noti e non solo, ma questo è un discorso che affronteremo più avanti. Oggi, dopo tutto questo tempo, sono tornato per verificare se qualcosa è stato fatto per risolvere il problema. Già all'arrivo però noto che sono stati abbandonati nuovi materiali lungo il percorso che porta al luogo in questione. Quando raggiungiamo l'area in cui in passato c'era del materiale bruciato, quello vicino a quegli alberi, vi ricordate, che ha causato anche un incendio che ha messo a rischio gli alberi circostanti, ma che fortunatamente non ha creato un incendio devastante. Notiamo che quel materiale è stato rimosso, ma ne troviamo dell'altro nuovo, come latte di vernice che probabilmente ha del materiale al suo interno. Inoltre ho notato la presenza di una Lamborghini che prenderò e porterò in concessionaria per vendermela. Ma prima di arrivare a questo punto, lungo il percorso si notano altri cumuli di rifiuti abbandonati, come frigoriferi, mobili di legno e una scatola con il nome di un'azienda di Casale Monferrato. Non solo queste persone gettano i rifiuti in modo irresponsabile, ma lo fanno anche lasciando chiare tracce che potrebbero causare problemi legali a queste aziende. Invito quindi le aziende a consegnare i loro rifiuti solo a ditte specializzate nello smaltimento, fornendo tutti i documenti necessari, come il formulario che indica da dove parte il rifiuto e dove verrà scaricato, per tutelarsi nel caso si verificano situazioni simili. Tornando indietro e visitando altri luoghi che avevamo segnalato in passato, notiamo che lungo la strada l'immondizia è ancora presente da molto tempo, come ho potuto constatare passando da lì circa un mesetto e mezzo fa. Ci giriamo con la macchina per facilitare l'accesso ad una stradina laterale. Percorrendo questa strada ci rendiamo conto che l'immondizia è ancora presente e il problema è che si tratta sempre degli stessi rifiuti, con l'aggiunta di nuovi punti di scarico. Già all'inizio troviamo un frigorifero che, rispetto a quello che ci aspetta più avanti, ragazzi, e niente. Continuando lungo la strada troviamo altri materiali abbandonati che scendono fino giù nel campo. Proseguendo ci troviamo di fronte a un altro spettacolo indecente: almeno 8 quintali di cartongesso, che anche quello è un materiale inquinante. Ancora più avanti troviamo legname di ogni genere, uno stendino e vernice, che anche in questo caso è un materiale inquinante. Poco distante c'è un'altra discarica con altro materiale misto a terra. Ancora pochi metri dopo troviamo un paraurti e un folletto del 1730 abbandonati a terra. Continuando il nostro percorso, ci imbattiamo nuovamente in pneumatici abbandonati che avevamo già segnalato tempo fa, ma questa volta probabilmente le persone stanche e sudate hanno deciso di appendere i panni e farli asciugare. Ancora più avanti troviamo della lana di vetro, che anch'essa è un materiale inquinante. Chiedo ancora una volta l'intervento dell'assessore Giacomini, che immagino non abbia visto il video nuovamente e che probabilmente non farà nulla come al solito. Invito l'assessore a prendere sul serio il suo incarico che gli è stato affidato dai cittadini, altrimenti dovrebbe valutare di lasciare il posto a qualcuno di più competente e appassionato per l'ambiente. Siamo stanchi di pagare stipendi a politici che non fanno
hanno assolutamente niente. Tornerò in questo luogo e, se non verrà ripulito al più presto, le brutte figure saranno sicuramente peggiori. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Procopio.